Valerio Arricchiello, secolo XIX, ti chiedo molto brevemente il tuo commento a questo 1-3 del Genoa contro la Juventus. È stata una partita in cui praticamente non c'è mai stata storia, perché la Juventus si è mostrata da subito troppo forte per questo Genoa. Devo dire che, per esempio, rispetto alla partita col Parma, ho visto un Genoa che aveva comunque più voglia di soffrire, un po' più compattezza, però la Juventus è più forte del Parma, quindi abbiamo visto un primo tempo dove sono arrivati tantissimi tiri, troppi errori del Genoa che non riusciva mai a uscire dalla morsa, soprattutto da Scione. Ci aspetteremo di più, invece le prime occasioni della Juventus sono arrivate proprio da palle perse da Scione, e dopo un primo tempo in cui Perin è riuscito a tenere abbastanza in vita il Genoa con un po' di parate, nella ripresa, appena il Genoa ha provato a mettere un po' la testa fuori dalla sua metà campo con l'ingresso di Sanabria e Lehrager, Dybala l'ha punito subito, e a quel punto poi la partita è cambiata, perché il Genoa ha accusato il colpo, non era in grado di provare a rimontare. Ronaldo si è inventato un grandissimo gol, Douglas Costa idem. Piccolo segnale di speranza del finale, dove c'è stato un po' di risveglio, però ecco, il primo tiro è arrivato con Sanabria al 75esimo, e questo fa capire molto della partita. Bravo Pinamonti ad andare in gol per la seconda volta di seguito dopo Brescia. Si sa, non era questa forse la partita dove bisognava fare punti. Altre volte il Genoa ce l'ha fatta, ma aveva i tifosi. A porte chiuse è molto più difficile, il divario tecnico è emerso in maniera più netta. E ora c'è una delicatissima trasferta di Udine. Forse l'unica cosa positiva è che hai 5 giorni per recuperare, l'Udinese ne ha 2 meno. A questo punto, in questo periodo, ti attacchi anche a queste cose. Certo, questo può essere un dato che può pesare, soprattutto in un momento come questo in cui si sta giocando tanto. Però devo dire che bisogna anche che alcuni giocatori salgano un po' di livello, perché oggi ne ho visti alcuni veramente in sofferenza, in difficoltà, anche Cassata, Ghiglione, ragazzi che magari in precedenza avevano fatto cose buone, soprattutto per esempio Cassata aveva chiuso bene con Nicola prima dello stop, oggi l'ho visto in difficoltà, quindi è necessario anche stavolta, secondo me, azzeccare la formazione giusta sin dall'inizio, ecco, perché non è facile con tante partite capire quale può essere il giocatore che magari è più in condizione, però è una sfida che già diventa fondamentale, perché il Genoa purtroppo ha sprecato contro Parma e Brescia, dove erano delle partite dove oggettivamente bisognava fare più di un punto. Grazie.